Questa mattina il presidente nazionale del Partito Democratico Rosy Bindi ha incontrato i vertici provinciali del partito. Nei giorni in cui il governo chiede la fiducia sulla manovra, infatti, gli esponenti del PD sono nelle principali piazze italiane per ribadire il parere contrario all'operato del governo ed illustrare le proposte alternative del partito. L'incontro è avvenuto presso i locali del Grand Hotel Salerno. Accanto alla Bindi, al tavolo della conferenza stampa, c'erano la responsabile provinciale del comparto scuola, Maria Rosaria Vitiello, e il segretario provinciale uscente, Michele Figliuolo. In sala parlamentari, quadri dirigenti e amministratori. Ed è un'analisi impietosa quella fatta dalla Bindi questa mattina. Toni pacati e fermi sono quelli usati dal presidente del PD come sempre nel suo stile e con poche ed efficaci similitudini racchiude il tema del suo pensiero. Noi abbiamo sopra le nostre teste delle aquile reali, sono le parole della Bindi, che ci guardano, capiscono che c'è un topo che si muove ma non si accorgono dell'elefante che fa un macello. Ma l'onorevole Bindi si è anche soffermata su altri problemi come quello dei rifiuti. L'emergenza rifiuti non è mai stata risolta, come invece afferma il premier Berlusconi, anche se qui a Salerno non avete mai avuto questo problema perché lo avete risolto voi grazie al sindaco De Luca. E le divisioni tra di loro sono profonde, gravi, e come tutti hanno potuto vedere in questi giorni, in maniera particolare qui in Campania, non si risparmiano nulla e gli strumenti che usano gli uni contro gli altri sono strumenti pericolosi per la vita democratica del nostro paese. Questa divisione non sta portando niente di buono al nostro Paese perché si traduce in fiducia e voti di fiducia imposti al Senato per approvare una manovra iniqua, ingiusta, inefficace, depressiva, contro la quale si sta opponendo tutto il Paese. Avranno avuto la fiducia strappata al Senato ma non hanno quella degli italiani, non hanno quella dei lavoratori, delle famiglie che avvertono con gravità la crisi così come l'avvertono le imprese. Il Partito Democratico e tutte le opposizioni sono state forti e determinate in questo periodo, abbiamo ottenuto le dimissioni di 3 esponenti del governo, continuiamo a chiedere le dimissioni di altri che hanno problemi con la giustizia e che sono entrati in conflitto con le loro funzioni, dal sottosegretario alla giustizia al sottosegretario alla protezione civile, e finiremo per chiedere presto le dimissioni dell'intero governo che sta facendo male al nostro Paese. Sta facendo male soprattutto al Mezzogiorno, a questa terra nella quale invece noi dovremmo investire, alla quale dovremmo assicurare sicurezza, lavoro, e che invece è stato dimenticato e privato anche dei fondi che sono stati utilizzati per tutto il Paese. A proposito di questa terra, lei viene qui in un momento speciale per il Partito Democratico che si appresta a eleggere il nuovo segretario provinciale. Che tipo di consiglio dà a chi sarà scelto? Ma naturalmente chiunque sarà eletto segretario sa che sarà e dovrà essere segretario di tutto il partito e dovrà essere riconosciuto tale da tutti. Il Partito Democratico ha bisogno di grande unità, ma ha anche bisogno di una linea certa, sicura, che in questo momento deve costruire l'alternativa a Silvio Berlusconi, deve preparare un futuro migliore per l'Italia, un futuro migliore per Salerno, per la Campania, che dopo 100 giorni di governo non ha visto un atto del nuovo presidente, l'opposizione qui in regione ha ottenuto un consiglio straordinario sui dossier tentati contro il Presidente, e vorremmo sapere e vorrà sapere il Partito Democratico della Campania se davvero questo è quello che hanno eletto i campani, è il Presidente ed è quello che davvero ha la responsabilità e la possibilità di governare questa regione. Quindi opposizione, alternativa e comunque sempre però disponibilità a fare il bene del proprio Paese e della propria regione, delle proprie città. Un partito che deve saper interpretare tutte le sensibilità che ci sono dentro, perché il Partito Democratico è un partito plurale, non c'è una cultura egemonica sulle altre, né un modello organizzativo sugli altri, e penso che i nuovi congressi che stiamo celebrando in tutta Italia dimostrano che c'è un forte radicamento e c'è anche una volontà di andare avanti con determinazione.